Ed eccoci qua, siamo arrivati alla quinta serata di Sette Libri per Sette Sere. Beh, sono passati in fretta questi giorni, vero? Allora, ieri abbiamo interrogato, oggi spieghiamo, però dobbiamo trovare qualcuno che spieghi. E chi troviamo? Condeni, Liliana Condeni. Liliana, dove sei? Vieni Liliana, vieni. L'artista di questa sera che ha creato queste opere d'arte. Liliana, un momento. Raccontaci un po' come ti nascono questi colori, queste tele, qual è lo spunto. Intanto mi saluto e ringrazio Simona Masciara e l'Associazione Amici del Libro e della Biblioteca per l'invito. E per il piacere di essere qui stasera con voi. Ci eravamo visti con alcune persone, penso di qua, alcuni amici, e durante la giornata della internazionale contro la violenza sulle donne avevo portato in quell'occasione delle figure, insomma, altri lavori sulla tematica. Stasera invece ho voluto portare una selezione di paesaggi che chiamo paesaggi possibili perché sono reali ma non figurativi, non fatti dal vero, sono sempre filtrati dalla mia emotività e sensibilità, uno sguardo immaginario, insomma, della realtà, non proprio figurativo al massimo. Io ho fatto studi artistici, vi racconto un po' la mia storia brevemente. Ho fatto l'Istituto d'Arte e poi l'Accademia di Belle Arti e ho avuto la fortuna di fare diventare la mia passione per l'arte e lavoro, insegnando ai licei artistici, fino al 2008. Però nello stesso tempo ho avuto la possibilità, perché la scuola me lo permetteva, di fare le mostre anche, e quindi dall'82 con la mia prima uscita, insomma, in queste mostre collettive. Nel 93 invece ho fatto la prima personale a Reggio, organizzata dall'allora direttore del Malice, direttore dell'Accademia di Belle Arti, e, insomma, e da lì poi ho girato un po' tutta l'Italia. Quindi da lì siamo arrivati fin qui. Grazie tante, Liliana. È stato un piacere. Aspettiamo i tuoi prossimi quadri. Grazie ancora. Con voi. A presto. È suonata la campanella, però non quella che pensate voi, è suonata la campanella di Tommaso Campanella. È stata una sveglia per tutti. Pochi l'hanno compreso fino in fondo. E noi ancora siamo qua a chiederci: ma chi era Tommaso Campanella, questo nostro compaesano? Beh, a spiegarci un po' chi era e qual era la profondità del suo pensiero, abbiamo l'autore del libro, o dei libri, che è Mimmo Romeo. Dov'è Mimmo? Mimmo, sei qua, vieni, caro, avvicinati. Non avere paura, non temere. Vieni. E poi abbiamo invece Vincenzo Tavernese, che dire, è l'assessore della cultura del comune di Marina di Gioiosa, quindi autorevolissimo. Io penso che avremo tante cose da scoprire su Tommaso Campanella e, aggiungo, avremo tante cose da chiedere poi. Grazie, vi lascio il microfono e potete partire tranquillamente. A presto. Allora, grazie. Beh, la presentazione è stata molto gradita da parte mia, anche se non so se essere assessore alla cultura è un titolo o un demerito, forse, diciamo, in generale. Ma comunque, sì, grazie a Dio, però non è per questo che sono qui stasera. Ringrazio tantissimo gli amici dei libri della biblioteca, il presidente Pellegrino, tutti i soci di questa associazione splendida che conosco bene, che mi tiene compagnia con i messaggi continui. Io purtroppo partecipo poco alle vostre riunioni, ma
ogni tanto mi è capitato, è sempre una bellissima esperienza di confronto, è un luogo di incontro importante per la città di Siderno, che ha la fortuna di averlo. Per esempio a Maria Gioiosa non abbiamo una fortuna simile, spero col tempo, magari anche voi stessi o altri, insomma, ci diate la possibilità anche di intrattenerci in una cornice diversa da questa. Quindi ringrazio anche chi ci ospita fisicamente, che è comune, questa bella biblioteca, in questo giardino, questa corte della biblioteca La Torre. Bene, dicevo, sono qui stasera soprattutto perché sono indegnamente amico dell'autore del libro. Mi sono un po', diciamo, occupato di filosofia nel passato, tuttora, in maniera, diciamo, semiprofessionale, ecco, se posso dire così. E quindi, diciamo, il dialogo con Mimmo è sempre molto, molto intenso. In realtà questa serata non sarà tanto dedicata al pensiero di Tommaso Campanella, perché il libro che Mimmo ha scritto e che dobbiamo presentare stasera, che è questo bellissimo Tommaso Campanella in Calabria, in realtà non è incentrato sul pensiero di Tommaso Campanella, è invece integralmente dedicato a Tommaso Campanella calabrese e ai periodi calabresi di questo grande filosofo. Ora, la prendiamo un po' alla larga. Lo storico qui è Mimmo, quindi poi lui ci dirà qualcosa, io gli farò qualche domanda, voi sicuramente farete delle domande, quindi sui fatti in quanto tali. Io volevo invece spiegarvi perché per una persona come me, che un pochettino ha letto già su Campanella, perché i libri su Campanella, grazie a Dio, sono tanti, perché è importante questo libro di Mimmo Romeo, che è molto importante, questo lo mettiamo in premessa. Allora, la questione è questa. Il mio professore di filosofia, che molti di voi immagino ricorderanno del liceo che si chiamava, in me, perché è mancato qualche tempo fa, Gaetano Beguglio, che è stato a questo punto anche professore di Mimmo, diceva una cosa, non so se la diceva quindi anche a te a questo punto, dice: attenzione ragazzi, non è vero che la storia è maestra di vita, è vero che la vita è maestra di storia. Ovviamente all'epoca questa cosa io non la capivo, e devo dire che man mano l'ho capita sempre meglio, come provocazione naturalmente, non come assioma, diciamo, quando mi sono reso conto che effettivamente per capire i fatti storici c'è bisogno di tanta esperienza, e c'è bisogno di capire che quello che ci viene riferito, a volte anche quello che è sedimentato nei documenti, ha bisogno di una bella interpretazione, attività interpretativa, e soprattutto che a far fede sono certamente i documenti che parlano di fatti e molto meno quelli che parlano di giudizi. Ora, io non voglio fare riferimento all'attualità, lo potrei fare, capirete poi il senso di questo, non lo farò. Voglio fare un riferimento letterario per spiegare quello che intendo dire e perché questo libro di Mimmo è importante. Il riferimento che mi è venuto in mente, così un po' a memoria, è quello a un libro di un grande autore, diciamo del Novecento, che si chiama Jorge Luis Borges, che immagino tutti conosciate bene, il quale in un'opera che scrisse insieme a un altro suo sodale letterario, che era Bioy Casares, e che si intitola questo libro Sei problemi per Don Isidro Parodi, racconta come il protagonista di questa storia, di questo libro, che ho scusa, Don Isidro Parodi, sia finito in carcere. Racconta come Isidro Parodi è finito in carcere. Ve lo leggo perché sono pochissime righe ed è molto divertente. 14 anni prima di una visita in carcere, il macellaio Agustin Bonorino, che aveva partecipato al carnevale di Belgrano vestito da calabrese, quindi c'è anche questa vaga suggestione, ricevette una bottigliata mortale alla tempia. Nessuno ignorava che la bottiglia di Pils che lo aveva ucciso era stata lanciata da uno dei ragazzi della banda Pata Santa.
Ma poiché Patasanta era un prezioso elemento elettorale, la polizia decise che il colpevole era Isidro Parodi, che alcuni affermavano fosse anarchico, volendo dire in realtà che si trattava di uno spiritista. Di fatto Parodi non era né l'una né l'altra cosa. Era, invece, padrone di un negozio di barbiere nel quartiere sud e aveva commesso l'imprudenza, sentite questo, aveva commesso l'imprudenza di affittare una camera a uno scrivano dell'ottavo commissariato, il quale gli doveva ormai più di un anno d'affitto. Questo insieme di circostanze avverse segnò il destino di Parodi. Le dichiarazioni dei testimoni, che appartenevano tutti alla banda di Patasanta, furono unanimi e il giudice lo condannò a 21 anni di reclusione. Campanella 27, questo per dire. Qual è il parallelo tra queste due storie? E qui avviene l'importanza del libro di Mimmo. La vicenda tutta calabrese della congiura è una vicenda che è stata ricostruita sulla base di tutta una serie di documenti, anche dagli storici, che sono documenti del processo. Ma quanto sono affidabili? Saranno affidabili quanti documenti del processo a Don Isidro Parodi, che dicevano che fosse anarchico, spiritista, che... Devo dire, più passa il tempo, più mi rendo conto del fatto che probabilmente è così, no? O meglio, che andrebbe fatto una revisione molto profonda delle nostre convinzioni in materia. Il libro di Mimmo, in questo, è una preziosissima guida. Perché? Perché è composto di due saggi, uno dedicato all'infanzia e alla giovinezza di Campanella, che il Campanella trascorse in Calabria fino a quando non andò a Napoli, e l'altro dedicato proprio all'anno 1598-99, durante i quali sarebbero avvenuti i fatti della congiura. Mimmo ci fa vivere questi due periodi praticamente accanto a Campanella. Per quanto riguarda il saggio sul secondo periodo calabrese, quello 1598-99, Mimmo ci fa stare accanto a Campanella quasi quotidianamente. Ogni giorno ci racconta gli spostamenti, dove era, probabilmente con chi era, che cosa stesse facendo. E guardate, tutto questo è molto utile per capire che cosa c'è stato dietro uno dei fatti che, se noi lo conoscessimo e se ne discutessimo veramente, sarebbe certamente uno dei fatti più controversi della storia calabrese. Noi, diciamo, pensiamo che gli affari di mala giustizia siano cose contemporanee, che le abbia inventate, come dire, qualcuno di recente. In realtà no, non solo, perché anche Gesù Cristo fu vittima di un caso di errore giudiziario, ma anche perché, come dicevo, la vicenda di Campanella si costruisce tutto attorno a una serie di circostanze che, solo se affrontate con l'acribia e l'attenzione di Domenico Romeo, possono essere veramente, diciamo così, possono essere intese in una maniera che ci permette di mettere in discussione la verità tramandata su questa congiura. È vero, c'è qualche voce critica, cioè ci sono alcuni che sostengono che probabilmente non c'è mai stata, però, o comunque le cose non andarono come diceva la versione ufficiale. Però devo dire che storicamente la versione più accolta anche dagli storici di professione è legata invece a una, come dire, acquisizione quasi acritica del materiale del processo. Ho portato, tanto per farvi intendere, questo libro, che è il libro di uno storico famoso che si chiama Giovanni Brancaccio, che si intitola Calabria Libelle, Tommaso Campanella e la rivolta politica del 1599. Il problema è che la rivolta non c'è stata. Questo è purtroppo è mancato, ma era professore ordinario all'Università di Chieti Pescara. Non c'è stata nessuna rivolta. Campanella è stato arrestato prima della rivolta, presunta peraltro. Ok, non so se sbaglio, ma non c'è stata nessuna rivolta. Forse una congiura, forse.
E aggiungo un'altra cosa, se voi aprite questo bellissimo libro di questo Brancaccio, trovate delle perle, una la facevo vedere prima a Mimmo, in cui, diciamo, un rigo di questo libro in cui il nostro Brancaccio sostiene che i fuoriusciti organizzati da Maurizio Arinaldis, che era uno dei congiurati, che sommavano alcune centinaia, erano pronti per entrare in Catanzaro e proseguire il loro cammino per Squillace, Nicastro, Castelvetere, Locri e Reggio. Locri nel 1599, Locri non c'era. Allora, ha ragione Mimmo quando dice, quando scrivono della Calabria i biografi di Campanella, gli storici, mancano l'obiettivo. Lo mancano completamente, si consegnano alla narrazione in gran parte, che ha le sue radici nell'opera di Amabile, cioè il più grande biografo di Campanella, che però scrisse praticamente nell'altro secolo, anzi due secoli fa ormai, e che era uno storico positivista naturalmente, anche perché era medico, era professore di anatomia patologica e si dilettava di storia, scrisse quest'opera bellissima, però tutto abbassato sui documenti. Ma i documenti erano tutti documenti del processo, e i documenti del processo erano ovviamente attesi, no? Quindi la congiura c'era, si è svolta in un certo modo, con delle circostanze assurde, riunioni con centinaia di convitati, banchetti preparatori a sommosse, cioè tutte cose chiaramente inverosibili, tutte però riportate in questo libro, ad esempio del 2019. E allora, detto questo, mi avvio alla fine di questa breve introduzione per dire che cosa. Il libro di Mimmo Romeo si pone agli antipodi di questo tipo di storiografia disattenta verso la Calabria, quantomeno disattenta. Cioè si pone nell'ottica dello storico che non solo conosce il territorio in maniera approfonditissima. Io vi posso assicurare che Mimmo è uno dei conoscitori più fini della vita, non solo, come dire, politico-amministrativa della Calabria moderna e contemporanea, ma della vita sociale ed economica. Quindi un conoscitore non solo delle istituzioni, ma anche della vita quotidiana. E poi soprattutto una persona attenta ai fatti che i documenti raccontano, non alle interpretazioni univoche di quei fatti. E per questa ragione, se mi posso permettere, vi invito a leggere quello che Mimmo ci regala in questo volume di dettagli, di approfondimenti, di circostanze legate alla presenza di Campanella in Calabria. Ne viene fuori un ritratto particolare. Molto rapidamente dico questo. Campanella in Calabria si dà un'attività, vabbè, da giovane, da ragazzo, rivela subito le sue doti straordinarie. È un irregolare, una persona che si fa affascinare facilmente dalle novità, anticonformista, poco attento alle regole codificate, e questo lo rende antipatico ai detentori, diciamo, ovviamente dell'autorità di per sé. E poi da adulto, quando torna in Calabria dopo aver già subito, diciamo, più inchieste da parte del Sant'Uffizio, nel 1598-99 lui viene rispedito in Calabria. In questo periodo Campanella fa un'attività frenetica, andando in giro, rimanendo a stilo, incontrando tantissima gente, predicando, confessando, raccogliendo confidenze, mediando tra fazioni che si affrontavano, svolgendo un po' tutti quei ruoli del tipico, come dire, uomo autorevole nei nostri paesi, diciamo, per come ce li possiamo immaginare qualche secolo fa. Sicuramente
la fama della sua cultura straordinaria lo rendeva particolarmente, da un lato rispettato, dall'altro lato sospetto. E questo è stato quella fama di anarchico spiritista, per riprendere la citazione di Borges, no? Cioè quella fama di personaggio, come dire, non inquadrabile, non negli schemi, ecco. E questo, detto questo, diciamo, penso di poter concludere questa breve introduzione. Però volevo lasciare la parola a Mimmo facendogli una domanda, un paio di domande, anzi, molto andando subito sulle materie controverse, quelle anche in parte che lui non ha trattato, diciamo, in questo libro, perché volendosi attenere molto ai fatti, diciamo, si è tenuto forse un po' lontano da le controversie intese come tali, ci ha invece dato dei punti fermi, però potrebbero interessare in generale il pubblico, perché sono quelle questioni dibattute. Innanzitutto ti volevo chiedere, ma ti faccio due domande, così poi eventualmente ti faccio una curiosità. Ma Campanella dove è nato? Domanda numero uno. Domanda numero due, ma la congiura di Campanella? Non la rivolta, perché la rivolta vi assicuro che non c'è stata, ma la congiura di Campanella c'è stata? C'è stata veramente? Oppure è un sapiente costrutto di una, come dire, un paio di magistrati che volevano fare una bella retata e il termine non è usato a caso? E detto questo, Mimmo, penso che avrai materia per dire qualcosa e poi vediamo anche se ci sono altre curiosità. Buonasera, ringrazio. Ringrazio Vincenzo per le belle parole che ha avuto nei miei confronti. Naturalmente ringrazio ai miei amici degli amici del libro, della biblioteca, per avermi ospitato questa sera. Poi rispondo alle domande. Visto che ho visto Marcello Attisano, lo ringrazio perché quei pannelli me li ha offerti lui gratuitamente qualche anno fa e li porto in giro. E poi devo ringraziare Adamo Clergirò che ha fatto questo basso rilievo in terracotta e quel disegno in sanguigno ha fatto in questi giorni. Mi ha detto, che ti faccio, se devi presentare il libro voglio fare una cosa, però non è potuto venire che non stava tanto bene stasera. E io sono un appassionato di Campanella, ho già scritto sulla vita di Campanella, ho fatto anche una biografia per immagini, stanno girando un po' per i ragazzi e le scuole medie. Siamo andati proprio nelle scuole medie per far conoscere questo personaggio tramite le immagini, ecco, della sua vita, dei luoghi, dei personaggi. Ha avuto un bel successo, come anche quello su Michele Bello che avevo fatto in passato. Leggendo tanti libri, naturalmente, ecco, Vincenzo ha detto non parliamo del pensiero filosofico, perché in effetti ci sono degli specialisti molto più bravi di me che parlano della filosofia di Campanella, anche se poi Campanella non era soltanto un filosofo ma un poeta, ma Campanella è stato astrologo, è stato religioso, un domenicano, è stato anche erete in un periodo, un profeta che ha indovinato alcune cose, le ha indovinate, medico, un medicinalium, una medicina diciamo popolare. Dietologo, io ho fatto un articolo sulla dieta estiva consigliata a degli amici, scriveva una lettera, dice per il caldo estivo mangia questo, fai così, il Campanella dietologo, scrittore naturalmente, grande oratore, pensatore politico, evangelizzatore, mediatore. Adesso ci sono i miei colleghi avvocati che fanno i mediatori, quindi molte volte in alcune controversie tra famiglie, soprattutto tra i comuni e i vescovati, è stato chiamato, Ricasco, è stato chiamato per trovare un accordo tra le parti lì. Sì, anche questo sicuramente. Io, leggendo naturalmente della vita di Campanella, però mi sono accorto che la Calabria, il suo periodo, i suoi periodi calabresi venivano poi sempre sorvolati, perché
si parlava, sì, è nato in Calabria, ho studiato in Calabria e subito si parlava poi del periodo napoletano, dei 10 anni che passò girando l'Italia, quindi dal 1590 al 1598, poi del periodo della congiura e basta, la Calabria praticamente quasi veniva accantonata, mentre Campanella, io sono dell'avviso, che se è diventato quello che è diventato è perché è nato in Calabria, perché è stato calabrese e perché ha adorato sempre la Calabria. Lui. Nella prefazione della Philosophia Sensibus Demonstranda, dove attacca, lui lo definisce un filosofastro, Marta, per aver scritto contro Telesio, difende la filosofia naturale di Telesio, difende la Calabria, la Magna Grecia, i pensatori della Magna Grecia, i filosofi della Magna Grecia. E quindi l'amore, da là scaturisce proprio l'amore lui che aveva della sua terra a cui era legato, e in tantissimi passi delle sue opere ci sono degli spunti autobiografici della vita da ragazzo. Se voi andate, io dico, se chi scrive della vita di Campanella deve venire in Calabria e andare a girare tutte le zone tra Stilo, Riace, Stignano, l'interno, dove lui ha vissuto da ragazzo, dove lui si è cresciuto, e poi tutta la zona che è stata coinvolta dalla congiura. La congiura c'è stata, la congiura è stata, non è come si tra virgolette sbocciata, però c'è stata e ha coinvolto tutta la Calabria, ha coinvolto i signori feudali dell'epoca, ha coinvolto vescovi, ha coinvolto personaggi importanti, c'è stata. Poi naturalmente è stato scaricato tutto su Campanella e è riuscito con uno stratagemma a salvare la vita, però ha subito 27 anni di carcere. Nel saggio, questi sono due saggi, uno l'avevo già pubblicato nella rivista storica calabrese e l'ho rivisto, quello proprio del periodo dell'anno relativo alla congiura, Campanella nei paesi di Calabria, proprio specificato nei paesi di Calabria, perché molte volte si parla della congiura e non si parla della Calabria e dei paesi di Calabria. E all'inizio ho voluto mettere proprio un passo che è anche un pochettino curioso, che è la testimonianza del carceriere. Campanella, dopo la congiura, viene catturato, viene tradito, catturato a Roccella, portato nel castello a Castelvetere, dove viene a Calonia, poi Squillace e Gerace, da lì tutti congiurati, 130, perché gli altri poi, in tutto erano quasi 2000 i congiurati, ma i 130 vengono imbarcati su 4 navi all'odierna Vibo Marina e portati a Napoli, e alcuni vengono squartati, fatti a fette, sulle navi, come segno, arrivano soprattutto, la cosa che da scandalo è che viene scartato anche squartato un sacerdote, proprio in modo che quando si arrivi nel porto di Napoli fungessero questi corpi martoriati, fungessero da monito a successive eventuali rivolte. Anche se poi i catturati, i rivoltosi catturati che facevano parte dell'ordine religioso vengono fatti entrare nelle carceri di Castelnuovo da altra parte. Il carceriere che viene interrogato durante il processo testimonia così, è la mattina del 2 aprile del 1600, giorno di Pasqua. Scrive: la mattina, secondo il mio solito, visitando tutti i carcerati, ritrovai che Fra Tommaso aveva bruciato la lettera, il letto, le asse, le tavole, un saccone di paglia e una coperta, e la prigione era tutta piena di fumo, e Fra Tommaso era gettato in terra e io credevo che fosse morto, ma poi io udii che si lamentava e io lo levai da terra e lo messi in un altro luogo e rinvenne quanto alle forze del corpo e ritornato da esso per condurlo alla messa che allora aveva licenza di condurlo, detto Fra Tommaso mi venne addosso e poco ci mancò che non mi levasse il naso dalla faccia. Quindi inizia la sua finzione di pazzia per salvare la vita, perché in effetti i pazzi, i giudici che condannavano un pazzo, praticamente si accollavano tutti i peccati del pazzo, perché il pazzo, essendo tale, non poteva pentirsi dei peccati fatti in vita,
e quindi era l'unico stratagemma e lui riuscì tanto che poi, quando dopo essere stato controllato, guardato a vista nella cella nuovamente, mi venne fatto firmare, naturalmente tenendo la mano, perché ormai dalle torture subite aveva tutti i polsi slegati, l'attestazione di pazzia. Dopo che firmò, lui era sicuro, ormai ho salvo la vita, al carceriere che se lo mise sulla spalla, disse i futti a tutti e due, o papa e o re, perché lui veniva accusato sia di eresia e sia di lesa maestà per aver tentato una rivolta in Calabria, quindi organizzato la congiura. Quindi questo era il personaggio grande, rivoluzionario, ecco, anche un rivoluzionario, Campanella, da questo punto di vista. Io in questo saggio poi naturalmente metto in evidenza i vari passaggi, il peregrinare nell'estate di sono passati 234 anni, 225 anni dal 1500, sì, 225 anni nell'estate, l'agosto del 1599, il peregrinare di Campanella che si reca nei signori che sa che possono abbracciare la sua idea di rivolta nel castello di Arena, nel castello di Monasterace, a Squillace e anche nei vari conventi domenicani che sono i due punti d'appoggio che lui ha, il convento di Pizzoli, che è un paese vicino Soriano, i conventi di Santa Caterina, convento, anche lo stesso convento di Grotteria, di Castelvetere, d'Avoli, dove vengono i congiurati praticamente, mettono insieme tutto questo progetto di rivolta che poi finirà male, perché ci saranno dei delatori, diciamo, coloro che avvertiranno le autorità preposte e quindi sfumerà tutto. Nell'altro saggio, quello che introduce il libro, io parlo della, perché più Campanella passo di tre periodi. Campanella col 1599, una volta imbarcato a Bibbona per essere portato a Napoli, finisce il periodo calabrese, non tornerà mai più in Calabria, perché dopo i 27 anni di carcere lui passerà un periodo a Roma, dopodiché fuggirà in Francia, perché gli spagnoli ancora non gli era andata giù il fatto che si era salvato, aveva fatto salvare la vita, e quindi là sarà accolto con tutti gli onori da Luigi XIII, e soprattutto andrà sotto la protezione del cardinale Richelieu. I tre periodi calabresi sono il periodo della fanciullezza, dell'adolescenza, di cui sappiamo poco, pochissimo. Adesso rispondo, io, Campanella, a mio avviso, è nato a Stilo, ma se n'è andato via da Stilo subito, perché nel 1573 muore la mamma. Questa è la famiglia Campanella di questo Ciabattino, è una famiglia numerosa, aveva tantissime sorelle, aveva vari fratelli, e sicuramente il padre, rimanendo vedovo, si sposta a Stignano, dove c'erano tantissimi cugini, parenti, per avere un aiuto, e intorno al 1573-74, subito quando ha 5-6 anni, lui vive già a Stignano, e passa il periodo della fanciullezza di Stignano. Non sappiamo, ci sono molti spunti autobiografici, come ho detto, è una grande studiosa di Campanella, Ernest, ha fatto una autobiografia da questo punto di vista di questo periodo giovanile, anche un grande studioso, purtroppo non sono tutte e due, padre Carlo Longo dei Domenicani, proprio dell'adolescenza e della fanciullezza di Campanella. Dopodiché sappiamo, ecco, quando decide di diventare domenicano, di prendere l'abito domenicano, ed entra come novizio nel convento di Platanica, che è di rimpetto a Stignano. E io sono dell'avviso che proprio lì, lui immagino, lui abbandona il mondo contadino, il mondo degli artigiani, che dove si è cresciuto, ed entra nel mondo della cultura, perché all'epoca il convento di Platanica, siccome c'erano i novizi, quindi si insegnava i primi, non solo a leggere, scrivere, a far di conto, nelle dottrine cristiane, ma anche se insegniamo i primi elementi di filosofia,
una ricca biblioteca è il suo nuovo mondo, e conosce il mondo della cultura, questo mondo della cultura che lo farà diventare poi quello che è diventato, anche perché lui era già un genio di natura. E c'è un testo del Settecento in cui si parla dell'autopsia a cui venne sottoposto il corpo di Campanella dopo morte, e pare che avesse due cervelli e due cervellette. Questo è un testo del Settecento, non è un testo di adesso, quindi non è detto che non sia vero. Non è detto che non sia vero, che questo particolare, perché in effetti lui si aveva uno pseudonimo di Settimontana Squilla. Squilla perché, come dice lui, voleva svegliare la gente, svegliare i calabresi, in modo che si risvegliasse la Calabria, e Settimontana perché aveva sette bozzoli intorno sul capo. Quindi non è detto che questa sua malformazione sia dovuta anche a questo particolare che viene citato in questo volume del Settecento. Quindi io in quest'altro saggio parlo dei vari spostamenti nei vari conventi, perché non tutti i conventi erano attrezzati in modo che un aspirante a diventare padre domenicano potesse compiere tutto il periodo di studi. Infatti poi si sposta a San Giorgio Morgeto, dove mette anche in risalto la sua vena poetica. Poi a Nicastro, a Cosenza c'è anche un passaggio importante, perché conosce un rabbino ebreo di nome Abram, e nelle testimonianze viene detto che Campanella si conosceva, ma ancora era rozzo. Dopo aver frequentato per 15 giorni questo rabbino, cambia completamente, diventa lo sgrossa, diciamo, dalla sua rozzezza classica del mondo contadino. E quindi io mi fermo qui per quanto riguarda questo secondo saggio. Allora. No, io credo che abbiamo già un po' stimolato, non so se ci sono curiosità, domande, perché sicuramente diciamo il personaggio è noto, però la biografia forse non è conosciuta a fondo da tutti, soprattutto. Volevo puntualizzare una cosa, perché giustamente dice la congiura, perché una congiura? Perché adesso noi abbiamo fatto un bel convegno dove io ho relazionato sulla vita quotidiana in Calabria, soprattutto nella Calabria ionica, ai tempi di Campanella, perché adesso c'è di moda di rivisitare i palazzi nobiliari, però la Calabria non era, ci sono anche gli inventari di questi palazzi del 600, ma la Calabria del 500, 600, la Calabria non era quella lì, cioè perché per capire bene la Calabria di quel periodo bisogna andare a vedere il mondo contadino, perché e la maggior parte della popolazione era popolazione contadina, erano braccianti, artigiani, perché sì, la Calabria nel 500 conosce un periodo di sviluppo, economico, ma il denaro resta nelle mani dei pochi, cioè la Calabria, grazie all'olio, alla seta, al legname, viene esportato anche altrove, conosce questo periodo di sviluppo. A fine 500 vengono anche costruite ex novo alcuni paesi. Caraffa del Bianco viene costruita in quel periodo, Fabrizia viene costruita in quel periodo, e sono di quel periodo, sono tutti di quel periodo, però è una crescita, ecco, una crescita economica, un grande storico Galasso ha scritto, crescita senza sviluppo, perché in effetti poi se si va a vedere l'artigianato locale, le manifatture, locali rimasero tali, non è che ci furono uno sviluppo in questo senso. E non solo, i comuni calabresi, che all'epoca erano definiti universitas civium, dei cittadini, da distinguere dalla universitas studiorum degli studi, su 350 comuni, solo 14 erano demaniali, cioè erano direttamente, avevano un rapporto per quanto riguarda anche le imposte fiscali con lo Stato, ma gli altri, cioè 312 comuni, erano infeudati, quindi i cittadini pagavano doppie tasse, non solo le imposte
diretti dallo Stato, ma anche al feudatario, è la stessa cosa che oggi a noi ci fanno pagare, non solo le tasse, vengo un signorotto a Sinello, gli dobbiamo pagare non solo le tasse allo Stato, ma anche al signorotto che per meriti particolari esigeva determinati diritti e così via, così via. Tanto che Campanella in un suo testo, La monarchia di Spagna, proprio attacca violentemente la feudalità, perché lui in un certo senso prima cerca di utilizzare il loro potere durante l'organizzazione della rivolta, poi l'attacca e dice questo: i mali che fanno ai popoli e per conseguenza al re, i baroni, sono questi che vengono a Napoli in corte e qui li spendono e spandono per comparire e per aggraziarsi con gli amici del re, e poi tornano poveri a casa e rubano per mille maniere e si rifanno, e poi ritornano in corte col medesimo circolo e si vede che le terre loro sono meno abitate che le regge italiane, e certo per i mali trattamenti loro. Quindi, come pure Patendo poi parla anche del... Quindi è una critica che fa, naturalmente, dice la Calabria non solo deve sopportare le continue invasioni turchesche, che è uno dei mali atavici, non solo le epidemie di peste, cose varie, non solo i terremoti, le alluvioni, le carestie dovute a periodi di siccità, bensì anche questo vivacchiare a Napoli, la capitale, quindi questi baroni che poi spendono e poi tornano e gli succhiano il sangue a coloro che vivono nei feudi. Ecco. Quindi una critica forte. E da qua si vede che è un ambiente particolare, un ambiente particolarmente non bello. Certo. Sì, c'è da dire una cosa per completezza. Il blocco dello sviluppo calabrese... Aia. Non vorrei che l'arte soffrisse delle intemperie. Vabbè, dicevo, è anche vero che la mancanza di sviluppo non era solo legata a, certamente la feudalità poneva le sue pesanti ipoteche, ma era anche un problema legato al... No, c'è l'elemento anche, mentre Campanella cercava sempre di instaurare un rapporto con i poteri supremi, con i re, col papa, diciamo anche la verità, i monopoli imposti dal re fondamentalmente, che impedivano lo sviluppo delle manifatture, hanno avuto un grande, perché non si sviluppavano le fasi avanzate delle trasformazioni, per esempio dei prodotti artigianali in Calabria, parliamo della seta che è l'esempio più classico, ma perché tutta una serie di attività di raffinazione, di lavorazione, erano soggette a delle regole molto rigide e potevano essere effettuate solo in officine autorizzate dal re praticamente. Quindi, vabbè, a parte questi dettagli, però sono importanti per capire come Campanella in realtà è anche molto sfuggente, perché lui attacca la feudalità rivolgendosi al re, poi in teoria avrebbe dialogato con i feudatari per fare la congiura contro il re, e questa è un'altra contraddizione che non lo so. Cioè, ci sono tanti elementi, insomma, che ci fanno riflettere sul fatto che la figura è sicuramente sfuggente, ma il ritratto che noi ne abbiamo richiede ancora tanta attività di approfondimento, di studio, soprattutto per le sue vicende biografiche. Se c'è qualche curiosità, qualche... Professoressa, prego. Grazie per tutto quello che avete detto. Però vorrei toccare un argomento scottante, che è quello del suo rapporto con i Carafa di Roccella, perché da quanto avete scritto, pure tu hanno scritto altri, è vero che andò a trovare per la congiura i vari feudatari, ma con i Carafa di Roccella i rapporti non erano gli stessi. Forse i Carafa erano ancora memori della fine di Giambattista Carafa, che finì condannato a morte nel 1552.
Quindi i Garrafa ci tenevano, secondo me, a tenersi sempre amici, gli spagnoli, la Spagna, allora di sentire questo punto si può affrontare, che dite? I rapporti con i Garrafa di Roccella sono col principe Fabrizio Garrafa, che pare gli venne concesso il titolo di principe proprio perché fece catturare Campanella, venne catturato a Roccella nel suo feudo. Anzi, pare che anche prima della a fine, proprio quando Campanella tornò nel 1598 in Calabria, dopo essere stato a Napoli, a Roma, Firenze, Bologna, Padova, aver subito 4 processi, tra cui il primo è particolare, perché era davanti alla biblioteca dei Domenicani a San Domenico Maggiore e c'era un breve papale con cui si combinava la scomunica a coloro che portavano via i libri, perché si ricordava la scomunica. E lui disse, ma sta scomunica, proprio, che cos'è, una cosa che si mangia? E bastò questo perché venne in un certo senso redarguito e processato per questa battuta. Come si permette questo giovane calabrese a dire una cosa del genere? E Fabrizio Garrafa pare che, ancora prima che ci fosse l'idea di rivolta, Campanella frequentasse il palazzo Garrafa di Roccella, perché era, quando arrivò in Calabria, era già famoso, aveva già scritto, la filosofia sensibus emotionata, aveva scritto altre cose, e andava, lo volevano ascoltare, lo chiamavano come mediatore, se c'erano problematiche veniva chiamato per risolvere queste liti che nascevano tra le persone, tra la gente, tra gli enti dell'epoca. Però poi pare che in una delle 4 navi che portavano i 130 congiurati, che vennero portati a piedi in catene, attaccati a 2, da Gerace fino a Vibo Marina, pensate, montagna, era tutto mulattiero, non c'era una strada in Calabria, e tra una delle 4 navi si imbarcò anche Fabrizio Garrafa, che andava a prendere, dice, gli onori per aver fatto catturare Campanella nel suo feudo e prendere il titolo di principe. Quindi Campanella, quando viene ascoltato dai giudici che lo interrogano, attacca sia Ospinelli, sia attacca anche in un certo senso la battuta contro Garrafa la fa. Bene. Anche qui mi permetto di dire che la gente che fa carriera dopo grandi, diciamo, appunto, retate, esisteva già all'epoca. Non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire, prego. Una curiosità. L'accoglienza entusiastica, calorosa di Luigi XIII, cioè del cardinale di tutto questi Richelieu, dovuta a motivi culturali, politici, secondo te, questa accoglienza? Anche perché Campanella era contro gli spagnoli, quindi i francesi non erano, sì, sicuramente. Poi il cardinale dice, la Francia era, a quel punto di vista, era aperta. Poi lui fece l'oroscopo a Luigi XIV Re Sole e predisse che sarebbe diventato un grande re, infatti poi Re Sole l'ha indovinata. Questo l'ha indovinato in pieno quando andò in Francia. Se posso aggiungere, allora, su questo va detto una cosa: Campanella, che era relativamente famoso quando fu arrestato, quando uscì dal carcere era invece diventato molto famoso, perché gli anni del carcere, che non furono tutti anni di carcere duro, anche se ci furono anni di carcere duro inteso nel senso dell'epoca, che non è il 41 bis ma è peggio, negli anni in cui il carcere fu meno duro, lui poteva scrivere. Poteva scrivere e riuscì a far uscire fuori una serie di cose, in parte perché glielo permettevano, facevano finta di non vedere sostanzialmente, eccetera.
e aveva una folta corrispondenza, al punto tale, diciamo, di essersi creato una fama, soprattutto in Germania, alla corte papale, no? Poi lui aveva questi rapporti con un panottavo che gli permissero poi di uscire dal carcere. E quindi, quando dovette scappare da Roma, perché per una ragione molto particolare, l'ha detta in parte mia, in parte va completata dicendo che sono cose che oggi a sentirle sembrerebbero assurde. Urbano VIII credeva negli oroscopi, il Papa credeva negli oroscopi, Campanelli era un grande astrologo, faceva oroscopi ed era ritenuto molto affidabile. Il problema quale fu? Che lui aveva dedicato, lui aveva scritto dei libri, un trattato in 7 libri di astrologia. L'ottavo libro era dedicato al Papa. Questo ottavo libro era un libro, diciamo, destinato a rimanere manoscritto, insomma, a non essere conosciuto. Fu in qualche modo sottratto dai suoi detrattori, che con una perfidia tutta particolare lo pubblicarono, rivelando gli interessi del Papa per l'astrologia, in maniera mediata. Questo lo pose in grande rischio, perché appunto lui veniva fuori da un'accusa di eresia pesante. Voi sapete bene che le attività, diciamo, divinatorie sono peccaminose, no? Per la teologia cattolica. E allora, anche se lui non ci credeva, credo io, penso che anche Campanella ci credesse a queste cose. Questo magari sì. E quindi, diciamo, quando lui si allontana da Roma, è accolto dal re di Francia e dal cardinale Richelieu, diciamo un po', posso usare un termine improprio, forse poco riverente, un po' come un animale raro, cioè l'entusiasmo è legato certamente alla statura del personaggio, ma più che altro è legato al fatto che questa persona di cui tanto si sentiva parlare, così controversa, questa figura, che sicuramente sarebbe stata funzionale al disegno antispagnolo di egemonia, insomma, che la Francia iniziava a costruire negli anni di Luigi XIII, poteva, diciamo, in qualche modo giovarsi di questa figura così particolare. E anche ricordiamoci che la Francia aveva questa centralità della corte, questa centralità di Parigi, che faceva sì che raccogliere a Parigi le grandi figure del secolo fosse quasi un punto d'onore, no? Quindi la presenza di Campanella a Parigi andava anche in quest'ottica. E trovarono però un Campanella, con questo voglio dire, concludo, molto diverso dal giovane agitatore degli anni calabresi, che è ritratto da Mimmo in questo bellissimo libro, e anche diverso dall'uomo che ancora a Roma pensa di poter fare carriera, che Campanella accarezzava seriamente, non dico l'illusione, ma l'ambizione di una carriera ecclesiastica, anche importante, anche ecclesiastica. Certamente principalmente universitaria. Quella, una cosa a cui lui tenne tantissimo, che gli fu data nel capitolo domenicano, no? Da un capitolo domenicano, non mi ricordo di quale anno, era appunto il dottorato in teologia, che non aveva avuto formalmente, ma gli fu riconosciuto. Ecco. Quindi c'era la volontà di entrare in qualche modo nel sistema di potere ecclesiastico. Quando lui finisce in Francia, capisce che queste opportunità sono ormai tutte sfumate e si dedica molto di più all'attività editoriale, al completamento, insomma, di alcune opere. Esatto. E quindi ti prego. Giustamente Vincenzo ha puntualizzato che con i 27 anni di carcere ha avuto periodi, soprattutto a Castelnuovo, il Maschio Angioino a Napoli, dove la prigionia non era poi tanto, cioè aveva libertà. Infatti lui all'interno creò una scuola cosiddetta di primo senno e vari discepoli. Io ho scritto, là c'è un volumetto sui discepoli di Campanella, anzi ne ho trovati due che nessuno aveva mai trovato e che diventarono famosi, Marco Aurelio Severino, che fu un famoso medico chirurgo, poi c'era il nostro Piero Malli, che è stato discepolo, e l'idea di Campanella è proprio quello di una rivoluzione mondiale, di cambiare completamente il mondo, e inculcò questa idea ai suoi discepoli. Infatti Piero Malli, quando fu mandato in Armenia come missionario apostolico, ebbe problemi, perché andò lì con l'idea campanelliana, e ci sono, io ho ritrovato le lettere, padre Campanella gli raccontava un pochettino quello che faceva e lui lo apprezzava, però poi entrava in contrasto naturalmente con la comunità
religiose locali e con le consuetudini soprattutto locali, e non era facile da scardinare. Ci sono altre domande? Non lo so. Se non ce ne sono, allora faccio due in uno. Sì. E Campanella poi, ecco, in Francia, cioè è un domenicano particolare, perché sia in Italia, quando sarà quel periodo in cui finì la sua prigionia, e poi in Francia, lui frequentava accademie letterarie. Come arrivò in Francia? Lui contattò i fratelli, che erano due avvocati, Dupuis, a Parigi, e frequentava questi gabinetti di letteratura, di cultura, e teneva delle conferenze in latino, perché il francese non lo sapeva, quindi li teneva in latino, quindi partecipava alla vita culturale, poi era già ormai abbastanza grande, e naturalmente si dedicò, come ha detto Vincenzo, a pubblicare la sua opera omnia, tutti i suoi volumi. Tu tra le altre cose parlavi che Campanella è stato anche profeta, e in questo, secondo me, vuol vedere, ha molto vicinanza con Jacques Lacan. Vi cito quattro righe. Sono tratte queste righe dal libro L'ateismo trionfato del 1606-1607. Dice: è oscurato il periodo di 15 anni. Non sa dov'è il cielo, le stelle si sono coperte di nebbia, le lucerne sono stinte, il sole in tenebra, la luna in sangue. Direi che attraverso queste parole trovo di un'attualità enorme. Non solo, perché Campanella, da quanto si può dire, diceva: non tacerò. Io intervengo sempre, devo sempre criticare e dire il mio dito. Come profeta, in effetti, oltre che indovinò il futuro, in un certo senso, di Luigi XIV, il Re Sole, c'è una bella iconografia campanelliana che indica la strada per l'unificazione dell'Italia a un Savoia, già all'epoca, e poi in effetti furono i Savoia a unificare naturalmente l'Italia, quindi stranamente, quindi indovinò anche da questo punto di vista. Allora, io su questo volevo dire anche una cosa, poi concludiamo, diciamo, con una considerazione mia finale, se non ci sono altri interventi, e poi non so se Mimmo vuole aggiungere. La questione per quanto riguarda me, diciamo, è questa. Campanella profeta o Campanella, come dire, divinatore, perché poi la profezia campanelliana non è una profezia, diciamo, integralmente, come dire, da riportare a elementi spiritistici. C'è una questione legata a un'ispirazione divina di cui lui parla, perché lui parla della profezia in molte opere, c'è la profezia ispirata da Dio, ma molta parte della sua capacità divinatoria lui la attribuiva proprio alla sua conoscenza della natura. L'astrologia era un pezzo di questa conoscenza della natura, ma c'erano altre discipline. Quindi, diciamo, lui è uno di quelli che ha istituito l'idea, l'ha fatta propria, in un'epoca in cui era un'idea che già era presente, ma si stava consolidando, il fatto che noi possiamo conoscere il futuro attraverso la conoscenza scientifica della natura e delle cause che determinano, in qualche misura, o meglio, più che determinano, influenzano il corso di eventi umani e naturali, attraverso appunto uno studio dell'oggetto natura, no? Dell'oggetto attraverso l'esperienza, e in questo si richiamava appunto la filosofia telesiana. Quindi c'è, come dire, una saldatura che raramente noi troviamo così forte, questo è un elemento filosofico tipico di Campanella, tra la dimensione naturale e quella sovrannaturale, tra la dimensione della conoscenza della natura e quella della conoscenza della storia e della politica, almeno lui avrebbe voluto arrivare a questo.
non so poi effettivamente quanto ci sia riuscito, sicuramente alcune previsioni fa impressione, insomma, quanto sia, per esempio appunto il fatto che il Re Sole venga indicato per primo come tale in un'elegia effettivamente da Campanella, cioè, fa impressione, questo fa impressione, oggettivamente fa impressione, perché Luigi XIV, che era nipote di Luigi XIII, non era il figlio, era un bambino quando lui scrisse, un bambino appena nato. Quindi la questione qual è? È una figura controversa, una figura ricca di sfaccettature che si muove a cavallo tra più dimensioni, la storia minutissima, piccolissima delle nostre borgate, dei nostri castelli, dei nostri... c'è la storia ad esempio del pescatore che l'ha tradito di Roccella. Sono cose che hanno una dimensione talmente paesana che se non coinvolgessero uno dei più grandi filosofi della storia potrebbero essere storielle, non dico da latitanti, ma insomma, quasi, no? E quindi il stato che è talmente ampio e talmente per certi versi da interpretare, perché come diceva bene il professore che citava una frase tratta dall'ateismo trionfato, è vero che Campanella è bravissimo a descrivere scene apocalittiche, anche in relazione alla congiura nel 1598-99, lui pare che raccontasse che una serie di disgrazie che capitarono in quel torno di anni fosse il preludio di grandi rivolgimenti politici, però è anche vero che per esempio Campanella in altre testimonianze, e a questo punto non si sa veramente a chi credere, veniva rappresentato come un ateo, e c'è uno storico che ha scritto un libro qualche tempo fa, Luca Dante, uno storico della letteratura, comunque, che rappresenta, secondo me in maniera totalmente sbagliata, un Campanella che appiattito su questa filone, no, dei suoi detrattori, ateo, autore del famoso del Tribus Impostoribus, no, che, ma no, lui lo ripropone tranquillamente. Sì, insomma. Quindi, diciamo, Campanella è veramente una figura misteriosa, tuttora misteriosa secondo me per molti versi, e che oltre a suscitare il nostro interesse, diciamo, aspetta tanti studiosi seri come Mimmo Romeo che ne, diciamo, mettano in luce gli aspetti della vita e dell'opera. Grazie. Una domanda ancora se possibile, ma non per sfinimento, se... ma questa è rivolta a me, quindi so che tu sei stanco, quindi non te la chiedo. Allora, ti sei ripreso? Allora poi faccio una domanda pure a te. Se ti sei ripreso, però. No, ripreso. Benissimo. Allora, Mimmo, com'è la storia della revisione del processo di Tommaso Campanella che gli consentì poi di essere rimesso in libertà? Questa è la domanda rivolta a te. Invece la domanda che rivolgo invece a Renzo è questa. In sostanza, qual è la singolarità del pensiero campanelliano per poter dire è da ricordare? Ecco, e con questo chiudiamo. Ma non c'è stata una revisione. Praticamente dopo i 27 anni lui già inizia a scrivere a papi, a cardinali, chiedendo... perché in effetti ci fu un periodo in cui Campanella si allontanò dalla religione, dal cattolicesimo. Poi però, quando finì nelle prigioni di Sant'Elmo, nella fossa buia dove non vedeva niente, in mezzo all'acqua, non vedeva sole, ci fu questo riavvicinamento, e moltissimi sonetti, poesie testimoniano questo riavvicinamento a Dio di Campanella, questo ritrovato, la religiosità sua, questo... riuscì poi, ecco, a cattivarsi le simpatie papale, quindi poi anche grazie all'ordine domenicano riuscì a ottenere la libertà agognata per 27 anni. Sì, no, non è stato rivisto il processo, la condanna, lui prima ha fatto salva la vita, come ho detto io, fingendosi pazzo. Dopodiché, da allora, per 27 anni, ha combattuto per riacquistare la libertà. Diciamo, aggiungo un elemento a questo. Il processo a cui fu sottoposto Campanella non è come i nostri processi. È un processo diverso. E su questo dico una cosa e poi rispondo alla domanda. Il processo
inquisitorio, che è inquisitorio in senso non solo perché è fatto dall'inquisizione, ma anche tecnico e giuridico, perché è un processo in cui non c'è, diciamo, di fatto un'accusa separata da chi giudica. Okay? Dava la possibilità ai giudici di raccogliere testimonianze della colpa senza che ci fosse un accusatore determinato. Ok? E questa è una delle grandi invenzioni perverse della civiltà giuridica occidentale, che tra l'altro ha una data di origine, nel 1300, in un concilio che smantellò, diciamo, la precedente forma di giurisprudenza medievale, no? Che prevedeva una sorta di processo accusatorio in cui un accusatore ci doveva essere, insomma. E Campanella, diciamo, è vittima di questo. Per questo noi non sappiamo. E quando dicevo anche provocatoriamente, ma la congiura c'è stata, ma questo era ateo, non era ateo, perché tutto ciò che noi abbiamo sono testimonianze estremamente contraddittorie, a cui si dà contro di lui, si dà credito a tutto, veramente a tutto. Non c'è tanta urgenza di ricostruire la verità. E questo rende difficilissimo capire A, che cosa è successo ai tempi della congiura, perché lui subì questo processo per lesa maestà, B, che cosa pensava realmente, perché subì numerosi processi per eresia in cui si dava credito a tutti quelli che dicevano che aveva fatto la battuta, solite battute che anche i preti ogni tanto fanno adesso, un po' stupidina sul Papa, sulla cosa. Insomma, non, è difficilissimo. Perché Campanella è da ricordare? Campanella è da ricordare, secondo me, come filosofo, perché non esiste un altro filosofo nella storia della filosofia che abbia avuto così urgente la necessità di costruire un unico sistema, un sistema coerente di scienze, diciamo così, che abbracciasse il mondo naturale, quello sociale umano e quello anche soprannaturale, perché si dimentica puntualmente che l'opera più corposa di Campanella, che purtroppo non riuscivo a pubblicare, ma lasciò manoscritto, è La teologia in 30 libri, che è un'opera della maturità. Quindi, diciamo, lui aveva quest'ottica sistematica che forse ha una sua, diciamo, corrispondenza solo, che devo dire, un filosofo come Hegel, qualcosa del genere. Però la peculiarità di Campanella, che non c'è nella filosofia successiva, è la straordinaria attenzione per il mondo naturale, per l'esperienza e poi appunto per l'unità delle varie dimensioni della realtà. Ok? Questa forza, questa capacità di costruire una visione che vuole essere unificata del mondo naturale, umano, divino, non ha molti paralleli per la, diciamo, ricerca costante di questa dimensione di sintesi. E concludo dicendo questo: tutti quanti leggono La città del sole e pensano a un'opera di politica. Ed è vero, è un'opera di politica, questo non c'è dubbio, ma in realtà, per altri versi, non lo è nel senso nostro. Se tu leggi con attenzione, come tutti quanti voi avete letto con attenzione, quindi rileggi con attenzione come hai già fatto, La città del sole, ti rendi conto proprio di questo che sto dicendo. La città del sole è la città bene ordinata, secondo criteri dettati dalla metafisica, tant'è che il suo capo si chiama il metafisico, i suoi sottoposti si chiamano come le tre primalità, come chiama lui, cioè le tre principali forze che animano l'universo, sapienza, potenza, amore e poi giù, no? Tutte le varie facoltà che si articolano. E questa città bene ordinata è cinta da mura sulle cui su cui sono istoriate tutte le conoscenze attingibili, possibili sulla natura. Ok? Quindi questa unità ha nel ritratto della città del sole la sua più icastica sintesi, no?
la più evidente. Per Campanella tutto è uno, nel senso più vero del termine, e non si può mai parlare di uomo, di politica, senza parlare di natura e di divinità, e viceversa. Anzi, viceversa. E, diciamo, così via in tutte le dimensioni. Quindi penso che tutti noi dobbiamo renderci conto di questo aspetto, e tutti noi dobbiamo renderci conto, come dice Mimmo, che forse questa percezione così forte della unità delle varie dimensioni ha degli addentellati, ha delle radici, no? In un certo modo di pensare di essere anche dei calabresi, e, ma questo lo tratteremo un'altra sera, probabilmente. Anche i difetti di Campanella hanno una serie di addentellati nella sua, diciamo, origine calabrese. A me piace pensare, e questo, con questo concludo, che la forza, la grande capacità di vedere oltre gli elementi di dispersione, la grande acutezza di Campanella nel portare a unità ciò che è sempre distante, ciò che è sempre diviso, ecco, forse in qualche modo anche il segno e l'esercizio che lui ha appunto fare, dovuto fare, vivendo, nascendo, vivendo per i primi anni e poi dovendosi sempre emarginare, emancipare da una situazione di, come dire, marginalità, dalla vita in un luogo in cui pare che non accada nulla, che pare lontano da tutto, che pare escluso dalle grandi vie della conoscenza e del sapere. Il fatto di vedere questa unità forse sì, è anche lo sforzo di questo giovane, o ex giovane, calabrese, quando ormai era maturo, che effettivamente anche in questa condizione di marginalità c'è tutto quello che serve per poter guardare con completezza, con efficacia, con sintesi, unità a una dimensione universale. Adesso c'è un cortometraggio, una ventina di minuti, sul girato a Stilo in Calabria su Campanella, quindi se volete rimanere, è bello, è una cosettina girata un bel po' di anni fa, però molto, molto carina. Vengono qui. No, è normale. Non c'è audio. Non si sente. Ma non c'è audio, i primi 30 secondi. Non c'è audio. Ah, i primi 30 secondi. O almeno no, non c'è.